Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali. Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle Marche, il racconto della settimana. Una settimana non facile per la nostra regione e non solo. L'Italia intera fino al 3 aprile è sottoposta a misure straordinarie di restrizione per contrastare il diffondersi del coronavirus. Cosa si può e cosa non si può fare? Ecco le regole di comportamento in breve. Evitare di uscire di casa è la cosa più importante. Mantenere sempre la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone, evitare i contatti anche in casa se si hanno infezioni respiratorie, con febbre sopra i 37,5 gradi occorre chiamare il medico, uscire solo se veramente necessario, solo per acquisto di alimentari, comprovate esigenze lavorative e condizioni di necessità. Dunque è possibile ovviamente fare la spesa o recarsi in farmacia, ma solo vicino a casa e comunque all'interno del proprio comune di residenza. Si può andare a trovare genitori anziani e parenti da accudire, ma usando tutte le precauzioni. È possibile andare a lavorare se non lo si può fare da casa, ma occorre avere un'autocertificazione che comprovi la necessità dello spostamento. Si può andare a fare una passeggiata o uscire con il cane, ma nei pressi della propria abitazione, scegliendo spazi che consentano di evitare contatti e mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro con altre persone. Ovviamente non si può andare a cena da amici o andarli a trovare. E vediamo le limitazioni alle attività commerciali e produttive. Restano aperti le farmacie e le parafarmacie, i supermercati e le attività di vendita di generi alimentari, gli uffici pubblici, l'assistenza domiciliare, i trasporti sociali, la ristorazione a domicilio, l'e-commerce e la consegna a pacchi, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio, le edicole, le tabaccherie, lavanderie, tintorie, lavanderie industriali, i servizi di pompe funebri. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, le attività del settore agricolo, zootecnico e agroalimentare, le attività produttive che garantiscono le condizioni di sicurezza per i lavoratori. Ribadiamo richiesta la distanza di oltre un metro tra le persone, non abbracciarsi e non stringersi le mani. Vi riproponiamo l'intervento ai nostri microfoni di Romano Mari, presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata. Ci troviamo di fronte ad una emergenza sanitaria gravissima, senza pari, senza confronti. Se siamo intelligenti, riusciremo a sconfiggere questa malattia. Altrimenti potremmo avere dei guai seri. Il coronavirus, come più volte ho detto, non lo conosciamo come virus. Sappiamo che può colpire chiunque, sappiamo che è altamente diffusivo, sappiamo che il 10% di coloro che sono affetti da coronavirus sviluppano una broncopolmonite interstiziale che impedisce al polmone di fare la propria funzione, cioè quella di respirare, di scambiare il gas tra anidride carbonica ed ossigeno. Pertanto il paziente va incontro ad un'insufficienza respiratoria e va incontro a morte se non lo attiviamo, lo attacchiamo ad una respirazione meccanica invasiva. Non basta solamente l'ossigeno dall'esterno, ma bisogna intubare il paziente. E per intubare il paziente sono necessarie delle macchine speciali e queste macchine particolari, questi respiratori particolari, non ne abbiamo diffusi su tutto il territorio nazionale in quantità eccessiva, ma bensì in quantità limitata. Quando si banalizzava questa poco più di un'influenza, non è così. Di conseguenza dico che nel pesarese la situazione è molto più grave che nella l'anconetano o nel maceratese, però se non stiamo attenti quest'onda epidemica raggiungerà anche noi e di conseguenza subiremo anche noi quello, lo subiremo fra una settimana, quello che loro hanno oggi. Riusciremo a venirne fuori, io di questo sono certo, se siamo capaci e intelligenti. Dobbiamo evitare gli assembramenti, dobbiamo lavarci spesso le mani, dobbiamo avere una buona igiene respiratoria, dobbiamo a un certo momento sentire il proprio medico in base alla sintomatologia, dobbiamo evitare i contatti ravvicinati, dobbiamo evitare gli abbracci, le strette di mano, dobbiamo avere almeno una distanza di un metro, dobbiamo evitare l'uso promiscuo dei ragazzi, delle bottiglie, dei bicchieri, non tocchiamoci la bocca
gli occhi contemporaneamente, copriamoci quando si starnutisce, puliamo anche le superfici con disinfettanti a base di ipoclorito, un po' di varichina. Ricordiamoci che il virus riesce a mantenersi vitale in una superficie per 30-40 minuti, per cui arieggiamo bene la stanza, ma soprattutto non banalizziamo, non dobbiamo banalizzare. Se il sacrificio di oggi serve per una ripartenza diversa domani, è una cosa che dimenticheremo facilmente, A seguito dell'aggravarsi dell'epidemia da Covid-19 e del moltiplicarsi dei bisogni assistenziali, la Giunta regionale ha approvato una integrazione al piano di organizzazione della sanità della Regione Marche. L'ospedale di Civitanova, come saprete, diventa punto Covid-19 ed è dunque il secondo presidio in provincia dopo quello di Camerino, destinato ad accogliere persone contagiate dal virus, mentre per l'ospedale di Macerata, come per Torrette di Ancona, è previsto l'allestimento di sezioni dedicate al coronavirus. Virus con la rianimazione e la terapia intensiva. Il punto nascita dell'ospedale di Civitanova garantirà percorsi sicuri e isolati con un supporto specialistico infettivologico dedicato alle donne in gravidanza positive al Covid-19 e che hanno bisogno di un ricovero in ambiente ostetrico ginecologico. E intanto, lo abbiamo citato, l'ospedale di Camerino, dedicato già da alcuni giorni ai malati di coronavirus, è al completo. Il sindaco Sandro Sborgia sottolinea l'importanza di essere solidali in questa situazione, anche se avrebbe preferito un maggiore coinvolgimento nell'organizzazione. Lo ascoltiamo in questa nostra intervista. Certo, tutti ci rendiamo conto della necessità che in un momento come questo, in cui c'è un'emergenza che riguarda tutto il paese, è chiaro che nessuno si tira indietro e nessuno fa polemiche e ci mancherebbe altro. Certo è che scelte di questo tipo, calate nella domenica a mezzogiorno senza che fosse minimamente preavvertito o fosse minimamente spiegato, ci hanno certamente lasciato così perplessi, ma semplicemente perché questo territorio è un territorio già provato da 4 anni di immobilità e di immobilismo relativamente al terremoto. È un territorio in cui la maggior parte, la stragrande maggioranza della popolazione è anziana, è un territorio in cui quelle persone vivono il disagio di vivere all'interno di SAI, di soluzioni abitative d'emergenza, in 40 metri quadrati di casa, e quindi dovete immaginare quello che questo significa per la nostra popolazione. Cioè, nessuno ha mai, e io per primo con tutta la mia amministrazione, messo in dubbio la necessità di affrontare un'emergenza, ripeto, nazionale, anzi mondiale a questo punto. È chiaro che quando si prendono delle decisioni, io penso che i cittadini abbiano il diritto di saperle, il diritto di condividerle, il diritto di anche sposarle e quindi di approvarle. Per cui non penso sia questo il momento di fare polemiche, perché polemiche qui non ce ne sono. La questione è solamente che avremmo ritenuto giusto che questa decisione non fosse presa nelle modalità in cui è stata adottata, ma che fosse partecipata e sicuramente l'avremmo tranquillamente, come abbiamo fatto, l'avremmo poi condivisa. E il lavoro dei sanitari è sempre più duro e senza soste, così come quello dei tanti volontari. La Croce Rossa di Macerata è impegnata anche nella consegna di beni alimentari e farmaci. Gli operatori sono attivi inoltre nel delicato servizio di trasporto dei ricoverati all'ospedale di Camerino, come ci racconta la presidente della Croce Rossa di Macerata, Rosaria Del Balzo Ruiti. C'è un'emergenza impegnativissima, forse la più grande. Io ormai in tanti anni, lo dicevo ieri con i miei volontari e i miei dipendenti operatori, è l'emergenza in questo momento più tragica che abbiamo mai vissuto, nonostante terremoti, nonostante quello, insomma, in cui in questo territorio purtroppo abbiamo dovuto affrontare. È un'emergenza che dobbiamo restare tutti molto calmi. Quello che cerchiamo di dire è che se rispettiamo le norme che ci vengono date da questa brutta
questa storia possiamo uscirne, rivolgerci a noi, e dico a noi e non solo, ai numeri che vengono lasciati per ogni richiesta di chiarimento, per ogni rassicurazione, per quello che possiamo dare. Siamo disponibili non solo da un punto di vista sanitario, che in questo caso non compete neanche tanto alla popolazione, ma al sistema 118, al sistema ASUR, quanto per quelle piccole incombenze che magari le persone anziane che devono essere in casa possono aver bisogno. Noi siamo disponibili, con una telefonata siamo a disposizione, lo stiamo già facendo da più di una quindicina di giorni. Lei capisce, dalla medicina alla spesa, a una semplice ricarica telefonica, che magari per qualche persona anziana un cellulare che ha terminato la ricarica è l'unico sistema di contatto con figlioli che stanno fuori, tutte quelle piccole cose, e anche le rassicurazioni telefoniche, magari hanno paura di dover spostare un esame diagnostico che non ha carattere d'urgenza ma che può essere spostato, li rassicuriamo in questo senso. Abbiamo dovuto all'inizio e forse ancora adesso combattere con una mancanza di conoscenza, quindi lei sa meglio di me che a volte la paura, che è un sentimento estremamente umano e fa parte del nostro essere, si nutre della non conoscenza, quindi il non sapere, il non avere all'inizio notizie certe, ora anche adesso sentire parlare quanto durerà, per quanto tempo ne avremo, non tanto gli effetti che poi alla fine sono sotto gli occhi di tutti, ma chi può essere causa di contagio, quali sono le cose che dobbiamo fare. Ancora non sappiamo fino a quando tutto questo durerà e per quanto tempo e in che modalità. A mezzogiorno la preghiera è accompagnata dal suono delle campane. È l'annuncio fatto dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ai sacerdoti della diocesi nel corso della Santa Messa, officiata alle 7:30 del mattino nella chiesa della Madonna della Salute a Macerata, trasmessa in diretta dalla nostra radio e da MTV ogni giorno. Ascoltiamo sull'emergenza del coronavirus le parole di Monsignor Marconi. Continua il nostro cammino quotidiano. È un modo per farci coraggio, è un modo per sentirci vicini, è un modo per incoraggiarci nella preghiera e nel non abbandonare l'impegno, come dicevamo, di stare a casa, vivendo questo tempo in maniera positiva, costruttiva, per l'anima e per il corpo. Nell'Antico Testamento, in modo particolare, il libro del Deuteronomio insegna questo al popolo di Israele: il ricordo. Nei momenti in cui si riduce la possibilità di uno spazio esterno, la possibilità di muoversi, quando si riduce lo spazio esterno, si può dilatare lo spazio interiore. Ce lo insegnano tutti i monaci che vivono l'esperienza della clausura. E questo spazio interiore si dilata soprattutto attraverso il ricordo. Recuperiamo le esperienze positive che abbiamo vissuto nel passato, non con una nostalgia triste, ma per imparare di nuovo a dire sì e a dire grazie al Signore di tutto quello che nel passato ci è stato donato. Vivere un ricordo pieno di gratitudine è un modo per dilatare il nostro spazio interiore, per vivere questo tempo di preghiera non lasciandoci riempire il cuore dal risentimento, ma dalla gioia di dire grazie, o Signore, per tutto ciò che mi hai donato. Il Signore vi benedica. Parliamo ora di economia e lavoro, fabbriche aperte ma solo con misure di sicurezza, ma c'è già chi ha deciso di chiudere la produzione per tutelare i propri dipendenti, vista la riduzione di materie prime. La Lube Cucine di Treia, con i suoi 600 dipendenti, è stata una delle prime a prendere questa decisione. Abbiamo intervistato l'amministratore unico, Fabio Giulianelli. Una difficile, difficile situazione economica a breve che chiaramente dovrà essere gestita nel migliore dei modi, ma
tutti questi tentennamenti, tutte queste situazioni di stop and go, di un provvedimento che viene praticamente smentito il giorno dopo, non fa altro che dare incertezza e chi ha delle responsabilità come la nostra, come tante altre, perché ho sentito molti altri imprenditori che vivono su un'incertezza totale, è drammatica la situazione, è drammatica, bisogna tutti quanti rendersi conto che è necessario stare a casa, è necessario chiudere, ma soprattutto chi ci governa deve dare quella certezza che non soccorrono 3 milioni, 3 miliardi, poi 7 miliardi, poi 15, ma ce ne vorranno 50, 3 miliardi, ma di che parliamo? Bisogna parlare realisticamente, noi chiudiamo gli uffici, rimaniamo aperti perché naturalmente dobbiamo dare un servizio di assistenza a chi praticamente è ancora nel campo, perché di fatto i miei clienti devono consegnare la cucina a casa dei privati e semmai hanno bisogno di qualche notizia, di qualche supporto, gli impiegati scaglionati nell'ottica di… l'abbiamo dimezzati in pratica, abbiamo dato delle ferie, gli uffici sono più che dimezzati, però l'assistenza la diamo comunque. Potremo ripartire alla grande perché nonostante tutto siamo un popolo, un paese fantastico che nella storia ha superato tanti altri problemi e supererà anche questo, perché noi siamo quelli che con la fantasia, con l'orgoglio e con la forza non ci supera nessun altro paese nonostante tutto. Concentriamoci ora sul mondo della scuola in questi giorni di chiusura. Come si stanno organizzando le scuole maceratesi in particolare per cercare di portare avanti la didattica a distanza? C'è chi ha attivato le lezioni online e chi invia messaggi e documenti per svolgere i compiti da casa, ma c'è bisogno di un coinvolgimento sia degli alunni che dei genitori. Ce ne parla il maestro della primaria Mestica di Macerata, Lorenzo Lattanzi, responsabile regionale AIERT e incaricato dalla scuola per l'animazione digitale. Il digitale ci ha inchiodato alle nostre responsabilità educative di formatori. Sono anni che il Ministero investe in formazione sui docenti e anche sugli alunni per allestire piattaforme digitali che stanno modificando la didattica. Venendo a noi, al momento che stiamo vivendo, è chiaro che nella scuola abbiamo più competenze ma anche più livelli di conoscenza delle varie piattaforme digitali e insegnanti che le utilizzano di più o di meno, e quindi abbiamo cercato in queste ore di uniformarci tutti riguardo a delle linee guida che potremmo definire così, per fare in modo che nessun bambino sia, o nessun ragazzo sia escluso da quell'attività a distanza che lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione ci ha esortato a intraprendere in queste ore davvero difficili per il nostro paese. Allora, noi chiaramente, essendo un istituto comprensivo, abbiamo più ordini di scuola, no? Dall'infanzia, che effettivamente è quella che in questo momento può lavorare meno a distanza perché i bambini sono piccoli, poi c'è la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. I livelli sono diversi. Per quanto riguarda la scuola primaria, ma devo dire in qualche caso questo riguarda anche la scuola secondaria di primo grado, il nostro istituto ci ha tenuto ad avere presenti alcune caratteristiche che spesso non sempre vengono tenute, secondo me, in adeguata considerazione. Il fatto, ad esempio, che stanno aumentando sempre di più, paradossalmente, anche questo, io uso molto questo avverbio in questi giorni, questo paradossalmente, me ne scuso con i radioascoltatori, ma rende davvero l'idea. Cioè abbiamo pochi alunni, o perlomeno io penso intorno al 30-40% di alunni che non hanno il computer. Quindi noi parliamo di tecnologie, parliamo di ragazzi che sono avvezzi ad utilizzare la tecnologia, qualcuno li definisce, sbagliando perché poi non è neanche una definizione corretta, nativi digitali, ma in realtà sono sempre di più bambini e ragazzi che non hanno il computer. Tutti hanno lo smartphone, molti hanno anche il tablet, ma il computer non è posseduto da tutti, quindi bisogna fare attenzione di verificare che la piattaforma prescelta, e sono molteplici le piattaforme disponibili
per l'insegnamento a distanza, per fortuna, diciamo, proprio in questo momento veramente ci tornano utili queste grandi opportunità offerte dalla rete, però dobbiamo avere attenzione che siano piattaforme dotate di una caratteristica che viene chiamata tecnicamente tecnologia responsive. Che significa responsive? Significa che è una tecnologia che adatta sia lo schermo, si adatta ai dispositivi mobili in maniera tale che sia visualizzata bene. Secondo me rimarrà qualcosa di positivo, cioè capiamo che il digitale ormai è un'emergenza, non perché è un problema, ma perché è una risorsa che dobbiamo saper padroneggiare. E Radio Nuova continua ad informarvi sul sito radionuova.com, sulle pagine Facebook, Twitter ed Instagram di Radio Nuova Macerata in blu. Chiudiamo questo spazio informativo con le previsioni meteo dal sito della Protezione Civile delle Marche. Le previsioni per domenica 15 marzo sulle Marche: nubi residue in mattinata, in graduale dissolvimento, cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni, brevi e locali fenomeni residui nella prima parte della giornata, più probabili nel settore centro-meridionale della regione. Limite delle nevicate attorno ai 1200 metri. Temperature in ulteriore lieve diminuzione, venti da nord-est, prevalentemente di moderata intensità, a tratti forti sui rilievi, mare mosso, al più molto mosso nella prima parte della giornata. Previsioni per lunedì 16 marzo sulla nostra regione: cielo sereno poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in diminuzione, le minime, in aumento le massime, venti deboli dai quadranti settentrionali, mare mosso. Vediamo anche la tendenza per i giorni successivi: probabili condizioni di tempo stabile anche nella parte centrale della prossima settimana. E con il meteo si chiude questa puntata di Oltre i Titoli da parte di Marco Morosini in studio. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.